Eccoci qui, un nuovissimo episodio, siamo su Fallout 2, come sempre io sono Larax di Cormelis e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con varie missioncine relative più che altro a Vault City e ora più che mai dobbiamo continuare con un piccolo segreto di Vault City tralasciando che tutti questi episodi credo li vedrete in estremo ritardo, non propriamente per colpa mia. Ieri perché ho avuto un impegno, oggi mi si è forata la ruota, sono tornato a casa... Non c'era internet per problemi tecnici esterni e mi hanno detto. Ah, tra 72 ore risolviamo il problema. Io, ma in che senso tra 72 ore, signori? In che senso? Vabbè, entro, ma più o meno. Entro le 72 ore, signori, io non ne so dire di più. Eh, vaffanculo, porco giuda. Non mi puoi togliere internet per due giorni e parli dire. E eh, vabbè, è una cosa che capita. Se io ci lavoravo con internet, io in un certo senso ci lavoro. Però Questo non lo definisco propriamente un lavoro. Ad ogni modo. Quello che più di tutti vi posso dire è che sono Larax di Cormaris! Yay! <ride> che bello! A parte questo, siamo dal medico. Perché? 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 Prima di tutto, andiamo a parlare col dottor Troi. Nel mentre ho venduto tutta la dinamite per comprare i manuali, ok, che vendono spesso a Volsiti. Quindi, quando potete, fateci sempre un salto, vi faranno risparmiare molti punti. Salve cittadino, come posso esserle d'aiuto? Prima mi ha detto che è un dottore. Anch'io sono una specie di dottore, vi serve 75 in dottore per, dire, per sbloccare quest'opzione. Davvero? È un piacere conoscerla. Se ha un po' di tempo, forse potremmo confrontare i nostri appunti. Non mi capita spesso di avere la possibilità di parlare con un altro medico. Certamente mi piacerebbe imparare un po' delle tecniche mediche utilizzate da voi cittadini, e questo ci è utile. Perché ci fa guadagnare una abilità, una perk, una strenna nuova. Magnifico, per prima cosa facciamo una breve visita guidata. Qui abbiamo i sistemi di monitoraggio, ok? Ed è questo modo che siamo in grado di clonare le cellule per creare arti di ricambio. <ride> Dio santo! Dobbiamo stare molto attenti con le culture cellulari. Non vengono contaminate, ma in ogni caso penso che abbiamo parlato abbastanza. Spero che sia stato interessante. E quindi diciamo grazie per la visita, dottor Troy, è stato molto interessante. Aspetta un secondo. Non ricordo di aver mai visto prima da queste parti. È un cittadino? Sì, ho ottenuto i documenti di, citt di cittadinanza solo recentemente. Però lei non è nativo di Wall City, vero? Sono certo che mi ricorderei di una persona come lei. Da dove viene? Da un piccolo villaggio occidente, a Arroyo. Royo? Non Arroyo. credo di averla mai sentita nominare. Mi scusi per la curiosità, ma sta cercando qualcuno che abbia. Viaggiato all'esterno delle mura di Wall City. Molti dei cittadini non hanno mai lasciato la città. Cerco qualcuno che abbia viaggiato per il mondo esterno? Perché? Stavo cercando qualcuno che potesse effettuare una missione speciale per me. Di che si tratta? Sono venuto a conoscenza della presenza di una nuova droga nelle lande. Mi pare la chiamino Jet. Sono disposto a pagare 1000 dollari per un campione di, questo, di questa droga. Quando lei. quindi lei vuole che contrabbandi un po' di jet all'interno di Wall City per lei? Sì, sono disposto a darle 1000 dollari per un campione. E per il suo silenzio. A cosa le serve il jet? Questi non sono affari suoi. Si, procuri un campione di jet, me lo consegni e la pagherò. 1000 dollari. E questo prezzo include il suo silenzio. E questo non fatelo mai. perché così innescheremo l'opzione di ricatto. E funziona, però se tipo voi provate a chiedere a lui di curarvi, vi ucciderà. In ogni caso, anche se vi manca un solo punto vita, lui vi ucciderà. Quindi, meglio di no. Ehm, nessun problema, può contare su di me. Ehm, perfetto. Torni quando avrà recuperato un campione di jet. Io le consegnerò il denaro. Tornerò con il jet. Ora. Potremmo completare direttamente la missione perché abbiamo il jet. Oppure potremmo fare un giro assurdo per andare a recuperare l'inventore del jet. Perché sì, lo incontreremo. Portarglielo da lui è una roba lunghissima, giusto per avere tipo 500 esperienze in più. Quindi chi se ne frega, ho il jet che vuole. Magnifico, grazie amico mio. Non ho idea di quanto sia importante per il mio lavoro. Ecco il suo denaro, come promesso. Benissimo. Prima che vada io avrei altre domande. però oggi è nulla, dottore. Le abbiamo consegnato il jet. Tra parentesi, perché gli serve per uno scopo nobilissimo, tra l'altro perché lui inizierà a sviluppare un antidoto. Quindi, nel mentre avevamo il nostro computerino, che eravamo poco scientifici per lavorarci sopra, quindi ora lo riprendiamo. Mh... Controlli il database medico in cerca di qualcosa di interessante. Controlli il database e rimani sbalordito dalle informazioni contenenti gli archivi. Le ricerche attualmente in corso a Vault City sono affascinanti e la loro tecnologia medica supera qualunque cosa tu abbia mai visto fino ad ora. Continua a controllare gli archivi e guadagniamo 500 punti esperienza. Passi quasi un'ora visionando gli archivi, non appena fai una ricerca più approfondita nei, da 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 dei, nei database ti imbatti in una serie di archivi più vecchi che contengono degli schemi tecnici di alcuni Innesti da combattimento. Esamina le informazioni riguardanti gli innesti. Gli schemi descrivono le operazioni necessarie per innestare placche di rinforzo e membrane dissipacalore in uno scheletro umano, conferendo al soggetto resistenza ai danni fisici, ai traumi fisici e al calore. Sembra essere una procedura complicata. Prendi nota, poi controlla i database in cerca di altre informazioni. E qui, signori, abbiamo un grande scacco matto. Possiamo creare dei potenziamenti. In realtà ne possiamo creare 4 per l'esattezza, ma ne potremo sfruttare solo 2. Cioè, nel senso, abbiamo 4 opzioni, tra quelle 4 opzioni ne possiamo scegliere 2. Ora, mh, lo vedremo più in seguito, direi che facciamo un'altra controllata. Controlli nuovamente il database, ma non scopri nulla di nuovo. Gli schemi degli inneschi erano già le informazioni. Erano le informazioni più utili con... contenute negli archivi. È possibile che ti sia sfuggito qualcosa, ma penso che sia molto improbabile. Continua a controllare gli archivi. O oh, controlla di nuovo il database per assicurarti di non essere lasciato sfuggire nulla. Controlli il database ancora una volta, ma non scopri nulla di nuovo. Forse se tu controllassi ancora 20 volte potresti scoprire uh, qualcosa di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21... Ok, stavo solo scherzando. Non c'è. <ride> Qua proprio si butta la quarta parete giù. Si stupra la quarta parete. Stavo scherzando. Non c'è nient'altro uh, qui dentro, davvero. Forse se tu spulciassi il database per altre 30 volte, potresti trovare qualcosa sepolto nei recessi più profondi di, una, eh, di uno degli archivi. Haha, Controlla di nuovo. Uh, senti, va a giocare il resto del gioco. Non puoi rimanere qui per sempre. Bene, continua pure a cercare. Ma tu guarda se devo prendermelo. Stai solo sprecando il tuo tempo. La tua intelligenza è 4, giusto. <ride> Piantala. Perché non vai a giocare con l'infermiera? Che si intende lei come infermiera? Non c'è niente qui dentro. Contro gli archivi, ma non trovi nulla. Contro gli archivi, ma non trovi nulla. E così dovremo continuare realmente per 30 volte, ragazzi, non si sta scherzando. E qui sfrutteriamo tra l'altro una cosa magnifica, ma magnifica tanto tanto, tanto. Hai controllato questo terminale per 53 volte e non hai trovato nient'altro di interessante. Dovevi proprio farlo un'altra volta, vero? Beh. Ok, ascolta, ecco il grande segreto. Assicurati di fare un salto al computer principale nel livello 3 dopo aver finito il gioco. Adesso spegni il computer e va a giocare fuori. E noi, vabbè, se lo richiediamo di nuovo non succede di nulla. Abbiamo il grande segreto. Infatti, se torniamo al computer di sotto, l'ultima volta, quando avremo finito il gioco, ci sarà qualcosa di interessante. Molto interessante. Poi è divertente questa roba che si butta giù il quarta parete facendo finta che, come se nulla fosse praticamente, tutto normale. E ora più che mai dobbiamo decidere che cazzo fare ora. In realtà abbiamo molte opzioni, forse troppa. Sicuramente dovremo tornare a Geko per la nostra ricompensa. Tra parentesi, ragazzi, tra parentesi. Uh, prendiamo un attimo Vic. Uh, voglio che tu rimanga qui, qui finché non sarò tornato. Ok. Uh, per il momento è tutto. Praticamente l'abbiamo lasciato lì. Ah, e tra parentesi ricordatevi sempre dove li lasciate perché lui rimarrà veramente lì per il resto della mappa. E parliamo con Lenny. E là. Continua a stupirmi nella, della tua incredibile somiglianza con l'abitante del volto. Cosa posso fare per te? Lenny, hai mai sentito parlare di un qualcosa che ama? Hai, hai incontrato il mio antenato? Beh, in realtà bla bla bla. Hai visto l'abitante dove? Che correva? Vuoi unirti al mio gruppo del mio. al gruppo del mio trisavolo? <ride> sì. Ho avuto l'occasione della vita e l'ho sprecata. Cosa vuoi dire? Il mio antenato ha fondato la nostra titula La memoria di questi forti ancora tra la mia gente. Sto seguendo le orme del mio prescelto. Vorresti avere un'altra possibilità? Vorresti unirti a me? Sono più felice di un Brahmin maschio in un campo pieno di mucche. Sarei onorato di unirmi a te. Sarò anche vecchio e non mi muoverò rapidamente. O almeno... Non troppo a lungo, ma sicuramente potrò rattopparti le ferite... In caso uh, di bisogno, sono felice che tu possa unirti a me, sono sicuro che le tue capacità curative ci saranno molto utili. HBAM, ci prendiamo Lenny come uh, ipotetico uh, aiutante, Com companion, chiamiamolo così, anche se c'è da dire che purtroppo Lenny veramente è il peggior companion di tutta Fallout 2 e ce ne sono tanti, e lui è il peggiore, questo si dimostra anche semplicemente il fatto che ci ha messo mezz'ora a uscire dalla porta. Uh, vediamo di cambiare la distanza Devo partire dal tuo equipaggiamento Ok Voglio sapere quale tipo di arma puoi usare Beh non mi piace usare delle armi a meno che non ci sia costretto Ma immagino di sapere usare un coltello Credo <ride> Magnifico Sono Posso usare una pistola? O almeno un tempo ne ero capace Se proprio devo credo di essere in grado di maneggiare una mitraglietta se solo fossero. Se solo non fossero così rumorose. Sono un dottore, non un guerriero. Ok, per il momento è tutto. Eh, non, non mi ricordo se lui ci può curare. Uh, però, ragazzi, porca puttana, stiamo parlando di una persona. Che ha comunque i suoi bei 100 pun 129 punti vita. E comunque, diciamo. Compensa la sua inutilità con la sua tanta vita. Però, insomma. Oggettivamente non mi fa mai impazzire come personaggio, oltre al fatto che non ha un cazzo, ma proprio un cazzo. Controllo combattimento, avrà un'armatura. Non ha un cazzo, punto, fine, caput. Sai cosa? È stato un piacere. E ora avendo lasciato Lenny, bello, simpatico, ma mi basta, riprendiamo Vic, abbiamo ripreso Vic e parliamo col nostro Persie. Per tutti... Lisanni che stanno in cielo, vabbè. Cioè, ragazzi, in realtà dovete sapere che Fallout è ambientato in Italia. Da ogni parte che andate c'è una regione con un nuovo dialetto. Eh, non ti potrò mai ringraziare, bastanna per avermi riportato il mio amico. Devo darti qualcosa per disturbo. Beh, sarà meglio che ci sia qualcosa di consistente, ho dovuto sudare sette camicie per non parlare del viaggio che mi sono dovuto fare, molto pericoloso. Ecco cos'è stato, avrei potuto farmi del male. Questa, grassa... sca... questa grossa scatola di medicinali antiradiazioni, di sicuro non ne serve a niente. Non me serve a niente, so in ritardo di circa cent'anni per usarle. Eh eh eh. Prendi pure, di anno in anno sto scomparendo... Sto scoprendo quanto valgono gli amici. Grazie, amico. È stato un piacere aiutare te, te e Vudi. Grazie per le medicine. E eh, ci ha dato veramente un botto di medicine. Tipo, siamo a 4 radaway. e a un totale di 7 Rad-X. Tanta, 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 tanta roba. Ma qui a GECO abbiamo ancora da completare una piccola cosa. Prima di tutto abbiamo Grande Libri delle Scienze. E ci vediamo... Scienza lo abbiamo a 75. Vediamo con questi due quanto ci aumenta. Ok. Impari nuove cose. Impari nuove cose scientifiche. Ora scienza è a 81. Logicamente, più si sale di livello, meno è la quantità di um, punti che otteniamo leggendo i libri. Riparare sempre a 75. Vediamo quanto ci sale. Elettronica di DIN. 78, non male, assolutamente non male. E eh, pronto soccorso ci manca, pronto soccorso ce l'abbiamo 80 tondo tondo. Con questo ci arriva a 83. Abbiamo guadagnato 3 punti, non male, assolutamente non male, ricordando che con cui abbiamo anche la perche che ci raddoppia la possibilità di avere punti quindi cioè otteniamo il 50% di punti in più che è tantissimo come vedete perché ora tipo leggendo quel libro quanto avremmo avuto 1.23 già è qualcosa di veramente più incisivo ora a parte questo mi ricordo che da qualche parte avevamo mh, bellamente ignorato un buco nel terreno e ora mi sembra il momento di andarlo a visitare perché c'è qualcosa di veramente interessante oltre che Alcune parti del reattore, fondamentalmente, non confondetelo per un Volt, per quanto sia simile oggettivamente. Non è un Volt, comunque. È una piccola zona, niente, niente male, tra l'altro, qui. Vedere... Lo riesci a vedere in fondo a questo pozzo? Niente male, perché oltre a trovare altri bei e simpatici ghoul, con qualche tipo di medaglione intorno al collo, anche per le liscia possono rinnovare. Il rinnovamento è possibile anche per i pelli liscia. Cosa sta parlando del rinnovamento? È questa leggenda, fondamentalmente, secondo cui i ghoul potrebbero avere un qualche tra l'altro qui è un po' bugaticcio. Tanto bagaticcio. Potrebbero trovare una specie di metodo per curarsi e ritornare normali. Inutile dire che effettivamente è pura follia non, non esiste nulla di simile e infatti qui c'è a gecko questo strano oggettivamente culto non dirmi che devo usare le cose perché io non ho più le chiavi le ho vendute con un demente non mi ricordavo che qui si usavano le chiavi ok rinnova compagno io sono zamak qualcuno mi chiama zamak il distruttore cosa ci fai qui Uh, sto qui per dare un'occhiata in giro, dovresti andare a dare un'occhiata a qualcos'altro. Zamak... O oh, Zamak ti mostrerà le stelle. Ok. Uh, vorrei rinnovare. Allora devi vedere lui. Lui chi è? Cioè... Lui! È il... Concessore dell'illuminazione, lui che permette il rinnovamento per tutti i suoi seguaci. Beh, un rinnovamento non mi farebbe male. Dove si trova lui? Beh, sta proprio. Um. A proposito, chi sei tu? Sono il prescelto, sono qui per il rinnovamento annuale. Beh, in questo caso entra pure. Lui si trova proprio nella prossima stanza. Non farlo aspettare. No, non io. Entro subito. Ci vediamo. Ok, entriamo subito per vedere lui! Eh, forse ci sono un po' troppi gul. Vorrei evitare di fare la scelta sbagliata. Eh, dialogicamente, trovarmi un po' nella merda. Quindi, onde evitare: robe strane. Ok, direi di salvare. Avrei oggettivamente paura di ingappare, come si suol dire nelle mie terre, visto che ci sono tanti dialetti. E situazioni strane. Troviamo un ratto talpa. Un ratto talpa insolitamente grosso. Ok, tra l'altro, 80-88 punti vita. Meditante tra, te, tra sé e sé, così tante cose svaniscono. Non è più come una volta. Sento che l'ultimo mio simile è rimasto è morto. Matto, se ben lo fosse, avrei voluto che lo fosse un po' meno. Speravo riuscisse a trovare un po' di felicità, nonostante il suo rimbambimento. Rivolto a te: Beh, basta pensieri tristi. Signori, la persona a cui si sta riferendo è il Dio dei Ratti, quello che abbiamo ucciso a Klamath. Lui è, diciamo, suo fratello. Uh, ok. Riparare il reattore è stato un ottimo primo passo, ma bisogna fare un altro sforzo per assicurare la sopravvivenza di Jeco e Volsiti. Perché non mi parli di quest'ultimo sforzo? Potrei anche decidere di aiutarti. Tutto a un tratto sei diventato un cittadino impegnato nel sociale? Cittadino impegnato nel sociale? In un certo senso sì. Prima di conquistare il mondo devo fare in modo che ci sia qualcosa meritevole d'essere essere conquistato. Devo costruirmi una forte base di partenza, usando Gecko e Vault City. Un ratto che trama per la conquista del mondo? Beh, nonostante la tua opinione riguardo ad un ratto che domina il mondo, le azioni che propongo potrebbero benefici a migliaia di abitanti in Volsiti e Geko potranno non interessarti potranno non interessarti me o le mie ragioni ma i risultati valgono comunque gli sforzi per raggiungerli perché non mi parli di questi ultimi sforzi potrei anche decidere di aiutarti qua però mi sa che siamo un attimo caduti in un bug perché non venendoli a parlare prima però non volevo venire a parlare prima perché così non avevo granché di senso non ci si è presentato uh, beh il reattore funziona ma non molto bene abbiamo bisogno che il computer centrale di wall city analizzi i dati relativi al rendimento del reattore computer centrale di wall city sono sicuro che quelle persone di larghe vedute saranno ben felici di aiutare un ratto mutante gigante in una città piena di ghoul beh lo faranno se tu mostrassi loro i possibili benefici abbiamo un rapporto economico che dimostra che L'ottimizzazione della centrale atomica di Geco porterà vantaggi diretti a Ball City. Informerò i nostri compagni qui a Geco della tua missione. Ottimo, ma a quale cittadino di Ball City potrebbe mai venire in mente di leggere una cosa del genere? Credo che McClure sia l'unico membro del consiglio di City, non abbastanza. con abbastanza cervello da riuscire a superare i suoi pregiudizi. Farò sì che tu ottenga quello che ti serve. Beh, credo si possa fare un tentativo. Dov'è questo rapporto? Devi tornare in superficie nella discarica. Cerca un, un ghoul di nome Gordon. Lui è in possesso del disco contenente i dati economici che ti servono. Dovrai avere il mio talismano, così lui saprà di dover consegnare a te il disco. Che talismano? L'ACN è un simbolo di vita. Una volta che ti avrà dato questo talismano, tu diventerai uno di noi e sarai più probabile che i tuoi compagni ti aiuteranno... E, e sarà più probabile che i tuoi compagni ti aiuteranno... Aiutino nel tuo cammino verso il rinnovamento, ma scegli bene a chi mostrarlo. Non voglio rinnovare, mi piace così come sono, non voglio il totalismano Che cosa intendi dire? Beh, come parte del mio piano per la conquista del mondo, e intenzione di riconquistare i miei seguaci, di ricompensare i miei seguaci ghoul, cool, trovando un modo per restituire loro l'umanità perduta. Come intendi farlo? Quando avrò unito Gecko e Vall City sotto il mio controllo, sfrutterò i laboratori medici di Vall City per scoprire un modo per annullare gli effetti di radiazioni che hanno trasformato le persone in ghoul. Allora saranno. rinnovati, rinati nuovamente come umani. Non sembra tanto male come idea? Sei pronto ad accettare il rinnovamento e indossare il mio talismano, Acne? Ok, prenderò il mm, prenderò il tuo talismano. Adesso sei uno di noi, presto io conquisterò il mondo e tutti voi sarete rinnovati. Basta, ho superato il limite. Questa storia finisce qui. Qualcuno deve eliminarla. No, questo no. Certo, come dici tu. Mm, ma non hai qualcosa da fare in questo momento. Mm, credo che farò meglio ad occuparmi di quel problema con la centrale nucleare dopo. Ok, e l'ACNE non so se... Sì, ce l'ha dato e sarebbe il simbolo uh, egizio. Più che altro mi chiedo effettivamente se ora parlando, perché non mi parli di questo ultimo sforzo? Potrei anche decidere di aiutarti, un altro sforzo. Un altro sforzo. Ok. Vabbè. Uh, qual è il rapporto? Ok. Vabbè sì. Mi spiace che non si è presentato, non so se... Non mi ricordo oggettivamente se si presenta. Comunque lui è Brain, è un ratto molto intelligente, forse anche troppo che è stato appunto creato da qualcuno, molto probabilmente dal momento che un ratto talpa, i ratti talpi sono nati dopo la grande eh, guerra, molto probabilmente sarà stato creato dall'enclave, anche perché suo fratello, insomma, è vicino a uno schianto di Vertibird dell'enclave, quindi molto probabilmente possiamo tranquillamente credere che si tratti proprio di quello. Quindi questo così era un piccolo segreto, anche perché alla fine lui non si saprà più nulla, quindi che lo aiuterete o meno... Non, non, non si saprà di che morte morirà se conquisterà Geko o morirà nei suoi pertugi. Certamente con questi quattro ghoul che ha fanatici è un po' difficile perché in questo caso per quanto nobile sia il suo scopo, credo che un pochino un pochino sia caduta nella trappola del Master. Cioè nel senso che mh, credere di poter conquistare il mondo partendo con dei ghoul. È un po' folle come idea. E questo Harold, che è molto più pragmatico, al contrario di quanto sembra, l'ha ben capito. I ghoul oggettivamente sono inaffidabili. Non perché sono cattive persone, ma perché la maggior parte di loro cade a pezzi e i loro cervelli non sono proprio al 100% funzionanti. Tra l'altro qui c'è un cane. 100% funzionanti. Che palle, non posso parlare col cane. Avrei voluto parlare col cane. Quindi, ben logicamente, non possono fare uscire fuori queste brillanti idee, o essere attenti come un umano di fondo. Nella maggior parte dei casi, almeno, ben inteso. E a questo punto, direi che non sarebbe una così pessima idea fare un bel salto a Broken Hills. Uh, no, la banda degli schiavisti te li tieni molto, ma molto cari. Perché? Che cosa succede invece qui? Riders, verrebbe dire, diamo un'occhiata. Però forse era meglio se mi facevo i cazzi miei. Andiamo a farci pagare. Mi sa che lui. Vedi un uomo dall'aspetto rude? Sì, questo è uno dei famosi fratelli Dalton, come li chiamiamo noi. E fagli saltare un po' la gamba. Qualche passetto indietro, non farà male. Ok. Sono tutti fattibili, per la morte del cielo. Niente, uno scontro serviva, perché appuntano non abbiamo fatto nemmeno uno. E aspettiamo che arrivino tutti. Sono tutti armati, PS. E tralasciando, sto lasciando a Sulik non il martello, ma il coso. Il... come si chiama? Non mi viene il termine. Il... Um, il coltello, perché il coltello è più forte del martello. Uh, allora, ce ne servono sei... 3, 4, 5, 6 possiamo fare solo due passi. Ok. Se puoi fargli saltare la testa. Hai sparato a quello di dietro, va bene lo stesso. Ok. Il problema ora spero che non si sovrappongano tutti i cadaveri in maniera molto felice e bella. Ma vedere, cazzo, ma hai sparato tutti che sparano male Invece no, era Bic che aveva sparato giustamente al coso State su lì che sta prendendo un po' di colpi Apprezzo che se qualcuno si disperde, insomma, vengono anche un po' da me Addio alla testolina Come vedete ora siamo molto, decisamente, più forti e cattivi Ma perché sparate a cazzo di cane un po' a tutti quelli che trovate in giro? Potete concentrarvi solo su uno? Ok, il tizio robusto è morto. E se non sbaglio, dovrebbe essere lui il fratello. Perché se vedete, tutti gli altri vengono considerati predoni o riders. Mentre lui è un tipo robusto. Anche se non so se effettivamente dovrebbe essere nominato. Non mi ricordo esattamente come. Ehm, troviamo insomma il nostro caro. Eh, gli altri fratelli Danton, come vengono visualizzati. Ecco. Ah, Madonna! Che critico Qualcuno è ancora vivo? No Ricarichiamo E completiamo Vediamo bei 700 780 no, 780 punti esperienza Ci prendiamo Il tutto Scaricando sempre le armi E ora Vedete quello che vi dicevo Lui È eh, Vabbè Vedi uno morto Ben chiaro e, È morto E fino a qui Insomma Ci siamo Vedi morto Ryder, ok, vedi morto Ryder, Ryder, Ryder. Ah no, sei in una banda normale di Ryder, allora niente ragazzi, mia confusione. Tra l'altro lui ha una Grace Gun SMG che monta i calibro 45. Tra l'altro mi spiace che non abbiamo più parlato degli impianti da combattimento, però dobbiamo andare da un medico che non sia Troy, ben inteso, per ottenerli. E purtroppo per averli ci servono anche la bellezza di ehm, armature da combattimento Che fino ad ora effettivamente non li abbiamo ancora trovate Anche se c'è da dire, ma no, 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 non lui Che palle però, eh Oh, ecco il cane Ma spara gli occhi anche Oh e anche un punteggio alto. Dicevo, eh, ci serve un'armatura di combattimento. Il problema è che noi non ne abbiamo ancora trovate. Quando troveremo... Cazzo, dai Vic. Quando troveremo chi può venderle abbiamo il problema fondante che ce ne serviranno molte. Perché facendo conto che noi dobbiamo fare due potenziamenti e ogni volta che noi faremo un potenziamento si mangerà letteralmente un'armatura. Cioè sparirà dal nostro inventario per essere concreti. Ce ne servono già tre solo per noi. Due per i potenziamenti e una per equipaggiarla. Non ne vuoi dare una all'intero gruppo? Quindi ci serviranno 4, 5, 6, ci serviranno 6 armature da combattimento. Uno dei motivi per cui vi dico, anche quando sembra che avete fatto i soldi su Fallout, in realtà manco per il cazzo, state ancora facendo la fame. Mentre Vic, porca puttana, ha fatto un tiro di merda da prima che è steso al suolo praticamente... Eh, alla zampa anteriore. Quando potete feriteli nelle parti meno manti. Ma seriamente se ne scappa Vic? Serio. Ok. Dicevo, signori, perdonatemi per l'interruzione. Uh, sì, sempre alla testa, tanto è praticamente morto. Appunto. C'è una bella ricarica. E mi chiedevo più che altro, Vic, quanta vita avesse 7 su 78? La madonna, Vic, ti sei fatto ammazzare da dei cani. Dei porco giuda di cani, eh? Non dei banditi, dei cani. Ma credo che del resto la maggior parte dei danni, questo lo lasceremo per dopo. La maggior parte dei danni li abbia presi semplicemente nello scorso incontro. E quindi a questo era già bello che danneggiato. E ora siamo arrivati alle ridenti Broken Hills. Oh, merda, Broken Hills è una città mineraria, principalmente uranio. Può essere un posto duro, perciò fa attenzione. Oh, che male! Oh. Sì! Da... L'abbiamo veramente tirato sotto. Per questo ha detto: Oh merda, Yay! <ride> Grande, <ride> iniziamo benissimo. Tra l'altro, il Broken Inz, guardate che bellissima struttura. Non so perché l'ho sempre apprezzata. Cioè, questi cactus al centro. Tanta, tanta roba. Tanta, tanta, tanta roba. P.S. Non rispondo ai commenti per questo episodio. Lo sto registrando di seguito. E ora, più che mai, sono costretto a rammentarvi che te tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio. thank you